Grazie a voi tutti. Io sostituisco per quest'ora Sergio D'Elia alla presidenza del congresso, chiamando il gruppo di imprenditori e dirigenti di Confindustria che hanno dato la disponibilità a venire ad incontrare il carcere e la realtà carceraria per far crescere anche all'interno dell'impresa la consapevolezza delle possibilità che vi sono. Allora chiamo Luigi Rossi Luciani, già presidente regionale di Confindustria Veneto, l'onorevole Massimo Calearo, deputato e già presidente di Federmeccanica, Francesco Peghin, che è andato in galera a Ferragosto, visita, Francesco Peghin, presidente di Confindustria Padova, Roberto Caccin, che è il direttore della Morellato, che ha un laboratorio qui dentro, e Stefano Perale, direttore di Confindustria di Belluno. E il direttore dell'istituto, se c'è, se è già ritornato, se qualcuno lo può chiamare. Ornella, lo cerca. Ecco, la vogliamo al tavolo. Per prima cosa noi vogliamo salutarvi e reciprocamente conoscerci. Qui dentro c'è l'associazione Nessuno Tocchi Caino, che è l'associazione che ha avuto il merito di portare la battaglia sulla moratoria per la pena di morte all'approvazione all'ONU. Ci sono dei detenuti che hanno scelto di venire ad ascoltare questo congresso, ci sono dei militanti e dei dirigenti radicali, ci sono degli imprenditori. Noi abbiamo voluto aprire questa finestra dal titolo Carcere e lavoro, perché reinserimento sociale e sicurezza non rimangano solo parole. È un titolo che in qualche modo la dice lunga su quelli che sono i nostri obiettivi. I nostri obiettivi sono innanzitutto comprendere e far comprendere quale sia la legislazione attualmente in vigore che consente di dare lavoro con alcune agevolazioni dentro gli istituti, quali risultati abbia prodotto, e per questo la prima relazione, la relazione introduttiva, sarà quella di Roberto Caccin della Morellato, che qui dentro ha un laboratorio ed ha lavorato dal 2005, quale sia il riflesso poi sulla società e sulle politiche della sicurezza anche nella nostra società, quindi rispetto alla recidiva, e cosa si possa fare con le associazioni, con gli imprenditori nel futuro. Il mio compito è solo quello di introdurre e di mettere tre elementi alla vostra, portare tre elementi alla vostra attenzione. Il primo di questi elementi è che esiste una legge, che è la legge del 22 giugno 2000, numero 193, legge Smuraglia, che offre tutta una serie di agevolazioni a chi dà lavoro all'interno degli istituti. Si parla di contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale ridotta a zero per le cooperative sociali. Contributi per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziali ridotte all'80% per i detenuti ammessi al lavoro esterno. Contributi per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale ridotti all'80% per aziende pubbliche e private nell'organizzazione di attività produttive all'interno degli istituti penitenziari. Si parla di un credito mensile d'imposta di 516,46 euro per il mondo generico delle imprese, per l'assunzione o lo svolgimento di attività di formazione, purché al termine del periodo di formazione la persona venga assunta. Vi sono poi decreti, circolari, norme attuative. Io voglio solo ricordare, perché siamo a Padova e
anche in ossequio al lavoro svolto in questo istituto, che nell'ultimo rapporto del Ministero disponibile del Ministero della Giustizia, prodotto nel 2008, si dice testualmente: particolarmente significativa è l'esperienza in atto presso la Casa di Reclusione di Padova, dove, per iniziativa del Consorzio Rebus, Consorzio di Cooperative Sociali, sono state organizzate e sono in via di potenziamento attività lavorative specifiche per la formazione di detenuti in professioni che diano la possibilità di un successivo inserimento nel mercato del lavoro esterno. In particolare, pasticceria con produzioni di elevata qualità e attività legate alla produzione di valigie e di gioielli della Morellato. Si rileva pertanto un certo interesse nei confronti della manodopera detenuta. Ora, tra pochi secondi, Roberto Caccin ci dirà qual è stata l'esperienza della Morellato con sincerità. Ci sono i detenuti, ci sono gli operatori, ci sono loro che sono un'impresa che deve fare, ha una missione certamente anche sociale, ma deve fare anche dei profitti, per cui ci dirà con sincerità qual è stata la loro esperienza sotto il profilo dei numeri, del modo di lavorare, delle sensibilità. Quello che voglio dire io, concludendo questa introduzione, è citare due dati che si completano l'uno con l'altro. Due ricerche, una sul lungo periodo: chi ha usufruito di lavoro all'interno del carcere e poi ha avuto un'esperienza successiva lavorativa nella vita, anche legata a quello che aveva fatto in carcere, parlo sul lungo periodo, quando sul lungo periodo il 69% dei detenuti ritorna normalmente a delinquere, ritorna nel solo 19% dei casi, quindi si riduce di quasi un quarto la percentuale della recidiva. Sul breve periodo, e sono le statistiche maggiori perché gli esperimenti del lavoro in carcere non hanno lunghi studi, ce n'è uno solo che ci dice questo, si parla di recidive inferiori al 3%. E allora, a chi grida abbaiando alla luna sicurezza, sicurezza, pene, pene, la risposta che noi diamo alla sicurezza è il lavoro in carcere, perché non vi sia la recidiva. E con questo voglio dare la parola subito a Roberto Caccin per questa bella esperienza della Morellato. Grazie a voi.